E io sono Ruggie.
freddo. Non bisognerebbe mai venirci senza pelliccia. L'Himalaya non è un posto per tutti. Loro sono zio Yurt e zio Krumi. Conoscono queste montagne come i loro zoccoli. Allora potete aiutarci a trovare quel cattivone di Taos. Se non lo fermiamo farà catturare tutti gli Yeti. In questi tempi tutti cercano gli Yeti. Già, chissà cosa ci trovano in quei bestioni pelosi. Sapete, anche noi lo cerchiamo. O meglio, lo cerca Mega Merlex, il capo della spedizione. Domani all'alba ci rimetteremo in marcia. Direi che è ora di andare a dormire. Wow, giusto, ben detto, più che giusto, giustissimo. Ah, che gran dormita, questa pelliccia mi ha davvero tenuto caldo. Ma questo è l'odore di colazione. Dei mostri! Aiuto, mamma! Vieni qui! Perché è così brutto quello ieri, mamma? Non essere maleducato, è solo molto basso. Che razza sarà, caro? Non saprei, ma non credo ci sia nulla da temere. Guarda quanti peli è uno ieri anche lui. Ah, certo, io sono uno ieri come voi. Non si è mai visto da queste parti? Non sono di qua, vengo da molto lontano. Da lontano? Allora deve essere stato un lungo viaggio, straniero. Avrai fame. Accomodati a tavola con noi. Grazie. Prego. Buon appetito. Altrettanto. Oggi è proprio una splendida giornata. Montate le tende. Andremo alla grande grotta. È lì che ieri sera ho visto entrare lo Yeti. Chi è quella signora, Kai? Mega Reflex è una famosa fotografa. Ve l'abbiamo detto. È qui per fotografare gli Yeti. Non ci riuscirà che gli Yeti non si fanno vedere dagli umani. E guardate che anche voi siete nascosti, amici. Perché non mangi? Non ti piace la zuppa di radici? È che sono allergico alle radici. Anche a me non piace la zuppa, ma la mamma vuole che la mangi. Siete stati molto gentili, ma io... Ora devo andare. Non ti fermi a giocare un po' con me? Ho tantissime biglie colorate, guarda. Mocciosa, non ho tempo per diamanti. Ne ho altri in questo sacchetto. D'accordo, allora questo gioco, facciamo che sei picco, mi prendo tutte le biglie. Tiriamo le biglie contro il buffo oggetto che è al collo. Se picco me lo prendo io. Quanto hai fatto? Guardate, sono orme di Yeti. Avevo ragione, è qui dentro. Prima o poi dovrà uscire e le mie foto saranno pubblicate sulle riviste più importanti. Ho vinto, vinto, vinto! Non è vero, tu hai imparato! Ma che dici? È stato tutto merito dei miei calcoli matematici! Sì, che sei un imbroglione! Ho vinto io e basta, e adesso tutti i tuoi diamanti, voglio dire biglie, sono tutte mie. Se prendi le biglie, io prendo questo. Ah sì? Allora faccio per te. Oh, mamma, aiuto! Ma appena fatto il tempo a trasformarmi, adesso via! Papà, era un umano, l'ho visto! È vero, sento il loro odore. Umani, cosa facciamo? Fuggiamo dall'uscita segreta. Ehi, ma non erano Yeti? Ecco Taurus. Ancora quei saurini. Bisogna fermare Taurus. Sai come fai?
No, sono tornato qui. Voi due che cosa mangiate? Sentiamo. Ma questa è una radice. Ma io ho fame. Grazie, cari amici. Avete salvato me e la mia famiglia dagli umani. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Non è tutta la... C'è ancora un problema. Kai, se qualcuno vede quelle foto, per gli Yankee sarà la fine. Giusto, ci pensiamo noi. Oh no, la macchina è fuori uso. Ho perso tutte le mie foto. Ma forse è meglio così. I curiosi farebbero loro solo del male. Bene, cuccioli, oggi avete imparato che a volte le ambizioni possono danneggiare gli altri. Rinunciarvi non è facile, ma bisogna mettere da parte il proprio egoismo per il bene di chi ci è vicino. Io mi sarei fatto fotografare per diventare famoso in tutto il mondo. Ma tu sei già famoso in tutto il Giurassico, Nikus, per i tuoi pasticci.